Buonasera e ben ritrovati amici telespettatori al nostro consueto spazio di approfondimento sportivo di Sport News. Tra poco manderemo in onda la partita integrale di Praia Paolana, terminata 1-1 e disputatasi sabato scorso, e nella quale per l'appunto non sono mancate le emozioni. La partita, ricordiamo, è valevole per la quinta giornata del campionato di promozione. Commenteremo poi le fasi salienti del primo e del secondo tempo con il capitano dell'US Praia, Andrea Forte, che è qui con me in studio. Buonasera, Andrea. Buonasera Martino, buonasera a tutti i telespettatori. Ecco, prima di lasciarvi alla diretta del primo tempo, vi diamo i risultati della quinta giornata di eccellenza. Partiamo subito: Bovalinese Castrovillari 2-2, Brancaleone Soverato 0-0, Montalto Scalea 3-1, Guardavalle Palmese 0-0, Isola Capo Rizzuto Nuova Gioiese 2-0, Roccella Rende 1-1, Rossanese Siderno 4-2, Sersale San Marco 2-1. La classifica d'eccellenza vede in prima posizione il Montalto con 15 punti, a 4 lunghezze invece il Brancaleone a 11, Sersale a 10, Rossanese Isola Capo Rizzuto e Rende a 9 punti, Soverate Guardavalle a 8, Roccella a 7, San Marco 6 punti, Nuova Gioiese, Bovalinese e Palmese a 4 punti, Siderno invece a 3 punti, chiudono Castrovillari e Scalea a 2 punti. I capocannonieri del campionato d'eccellenza sono per il momento De Lorenzo del Montalto e Biancone del Soverato con 5 gol. Vediamo invece i risultati della quinta giornata di promozione. Amantea Fuscaldo 0-0, Cetraro Promosport 0-1, Corigliano Luzzese 3-3, Praia Paolana 1-1, Rocca Cutro 0-0, Reggiano Presila 3-0, San Lucido Cremissa 1-0, Torretta Cat Tortora 3-0. La classifica vede in prima posizione il Roggiano a 15 punti, San Lucido e Paolana ed Amantea a 13 punti, Corigliano a 10, Rocca e Praia ad 8 punti, Cremissa, Torretta e Fuscaldo a 7 punti, Promosport a 4 punti, Luzzese e Cutro a 3 punti, Cat Tortora, Cetraro e Presila Valle Cupo chiudono la classifica a 0 punti. Il capocannoniere della promozione è invece Provenzano della Paolana con 8 gol. E noi vi lasciamo quindi a questo primo tempo e poi torneremo in studio per commentarle insieme ad Andrea Forte. Buonasera amici telespettatori e ben ritrovati. Il calcio ritorna su Rete 3, oggi quinta giornata del campionato di promozione. Girone A, sabato 8 ottobre, di fronte a voi l'US Praia e la Paolana, una partita che si preannuncia ricca di emozioni. Il Praia a 7 punti, infatti, ha ricevuto la settimana scorsa la prima sconfitta per 3-0 contro il Cremissa, mentre invece Paolana, che ancora rimane imbattuta, 12 punti in vetta alla classifica, e quindi sarà uno scontro al vertice. Subito vi illustriamo le formazioni per l'US Praia in porta: Basuino, numero 2 Chiappetta, numero 3 Zema, Ruga, Mazzilli, Ametrano, Rea, Lisco, Petrone, Forte, il numero 10 Mandarano, il numero 11 a disposizione dell'allenatore del Praia Sandro Perrone, con il numero 12 Randazzo, con il 13 Zuccarelli, Maldonato, con il 14 Favieri, Cazzolato, Tramontano e Mannolo.
La Paolana invece schiera in porta Lanza con il numero 2 Molinaro, il numero 3 Leone, il numero 4 Longobuco, Formosa, Spadafora, Cinello, Leta, Provenzano, Nicoletti e Pizzini. A disposizione di Angelo Andreoli, in panchina invece De Ciccio, De Seta, Pascale, Del Popolo, Gentile e Mandarini. Tutto pronto per il fischio d'inizio. L'arbitro è Mancuso di Vibo Valentia, coadiuvato da De Marco e Terenzio. Entrambi gli assistenti sono di Cosenza. Vediamo questo rinvio di Basuino. Ricordiamo che il Traia in tenuta rossa, mentre invece per la Paolana, calzettoni bianchi, pantaloncini blu e maglia a righe bianche e blu. Scorre intanto il primo minuto di gioco, c'è questo rinvio da parte della Paolana, le squadre che cominciano a studiarsi. Come abbiamo già detto, sarà una partita ricca di emozioni. La Paolana infatti non ha ancora ricevuto nessuna sconfitta, un campionato all'unisono finora per lei. Vediamo intanto questo scatto davanti di porta, subito fermato per posizione di fuorigioco. Spadafora che apre il centro, si gioca sulla fascia destra del campo. La Paolana avanza, cross nel mezzo, c'è Basuino, ottima la presa, riparte lui e straia. Pallone protetto da due difensori della Paolana e poi è Longobucco, si rifugia in fallo laterale. Un fallo laterale per il Praia. Chiappetta che si accinge a battere Mazzilli. Mazzilli ottimo il suo pressing, poi fermato dall'arbitro. Partirà con una punizione per la Paolana. Passati appena 2 minuti dall'inizio della partita, vediamo questa azione della Paolana. Drone fermato subito, forte, forte che va di pensierire. Spadafora, passaggio indietro. Numero 1 della Paolana, Lanza. Cerca il momento giusto per la battuta, bilancio lungo. Quarti di campo, che spinge bene il Praia, ottimo il controllo di Petrone. Petrone che lancia per Rea, poi invece c'è l'ottima difesa di Longobucco. Un fallo laterale, Praia che rimane in avanti e poi Rea non riesce a controllare il pallone. Parte la Paolana, sbagliato, forte, forte in aria, si gira, riesce, dribbla il suo tiro ed è il primo gol! Signori, che azione! Sono passati appena 3 minuti e già forte. Forte, si è fatto vedere, si è fatto valere, ottimo il tiro, ma soprattutto ottima l'incursione del capitano, nonché bomber indiscusso della storia dell'US Praia. Apre bene quindi il Praia qui al Mario III tedesco. Vediamo adesso come reagirà la Paolana, partita
in salita per lei, vediamo subito l'azione in avanti per Pizzini, ecco c'è Batuino, ottima l'uscita. Invita alla calma il numero uno del Praia, ancora tanto da giocare e avevamo preannunciato che questa partita sarebbe stata ricca di emozioni. Vediamo Pasticcia avanti, rete fermata, c'è al centrocampo un po' di parapiglia, poi interviene l'arbitro, si mette un po' d'ordine, fallo per il Praia, Mazzilli no, lascia in avanti per Forte che non riesce a controllare la palla, in avanti la Paolana, serie di rimpalli e poi difesa che spazza in avanti, presa sicura per Lanza. Leone sulla fascia destra, ma c'è gol di Zema. Petrone, Mazzilli, crea il passaggio per Chiappetta che non controlla benissimo, tenta l'incursione, invece difesa strenua della Paolana. Paolana che in questo momento è in difficoltà, ottimo il pressing del Luis Praia. Al centrocampo Zema, ancora al centrocampo la Paolana, ora apre per il numero 9 Provenzano, tenta il tiro un po' improbabile, continua a giocare. E sono passati 11 minuti del primo tempo, ricordiamo il gol di Andrea Forte all'ottavo minuto, intanto questa azione della Paolana. Sini e poi questo tiro di Nicoletti che era più un pallonetto che stava beffando Basuino, vedete infatti Basuino si lamenta con la difesa, troppo libero il numero 10 Nicoletti, davvero un brivido la formazione di Perrone, rilancio sicuro di Basuino, Paolana avanza, fascia destra, non c'è nessuno che ferma, tanto Provenzano ha tentato di nuovo questo tiro a beffare Basuino, pronto numero uno del Praia, si porta adesso la palla fuori dall'area, avanti non c'è nessuno, zona morta del campo, facile per Lanza. E poi questo probabile passaggio di Longobucco. Calcio di punizione intanto per il Praia. Pedrone tenta il tiro. Muro addirittura del numero 10 Nicoletti, avanti la Paolana, Nicoletti, tre uomini su di lui, Medrano sbaglia tutto, Mazzilli lascia scorrere il pallone, Leone, messa laterale per la Paolana, chiama i suoi, Leone,
lì in una zona morta del campo, ma c'è il fallo di Chiappetta. Mancuso arguisce il numero 2 del Praia, Longobucco. Passaggio a filtrare, riesce Pizzini, mette in mezzo, non c'è nessuno. E poi aveva tentato di beffare tutti Nicoletti, ma l'arbitro dice che è solo messa dal fondo. Via Sbilenco di Basuino, Leone duro su Rea, arbitro, e fallo, partita tutto sommato corretta finora. Bazzilli si incarica della battuta, il cross in aria, preferisce invece la soluzione per Pedrone. Ottimo il controllo invece di Leone in avanti, e il numero 11 invece Pizzini, che aveva tentato il numero lungo la linea del pallo laterale, fermato Leone, carica della rimessa. Ottima la difesa del Praia, parte da Mandarano in avanti, non c'è nessuno, gioco macchinoso intanto della Paolana, si difende bene Leone, intanto seguiamo questa azione. A Medrano spazza via, e gamba tesa, fallo per il Praia. Questo fallo del numero 5 della Paolana Formosa su Lisco. Parte Spadafora, dentro c'è l'ottima difesa di Zema, poi perdono palla del campo, e poi questo contropiede del Praia, e poi forte messo giù duramente, e poi c'è un'ammonizione, prima ammonizione della partita. Tratta del numero 8 Leta, quindi prima ammonizione. Si parte dalla metà campo, a Medrano si incarica la battuta, ma ferma il gioco Mancuso di Vibo, forte ancora a terra. Qualche problemino per lui. Stadio Mario Tedesco gremito. Ora, come vi ricordiamo, il Praia sta vincendo per 1-0, merito del gol, del grandissimo gol di Capitan Forte all'ottavo minuto del primo tempo, incursione solitaria nell'area della Paolana, un dribbling perfetto, forse anche l'incapacità della difesa della Paolana, per il capitano è stato semplice battere Lanza.
tanto. Si parte con Ametrano, dalla difesa del Praia. Parte da una punizione. Lanza. Avanti. Devi cercare qualche compagno, Mazzilli. Forte intanto. Chiede di rientrare. Gioco che continua. Praia in 10 per il momento. Rientra ora il capitano Mazzilli. Svirgola in avanti. Parte dalla difesa Longobucco. Leone. Nicoletti. Pizzini che intanto verticalizza. Nicoletti cambia completamente aria. Basuino che forse esce avventata questa uscita. Se non ce n'era nemmeno bisogno. Palla che termina sul fondo. Messo dal fondo per l'US Praia. Svini in avanti. Squadre aggrumate al centrocampo. Continua a giocare Paolana, che risulta ancora molto macchinosa. Il Praia che per il momento è padrone del campo. Chiappetta. Rea, quello che termina fuori. Carica della rimessa di nuovo. Chiappetta, quasi vicino alla bandierina per calcio d'angolo. Rea, Chiappetta, possibilità di cross per lui, subito fermato dalla difesa della Paolana. E poi tentativo estremo di recupero da parte di Leta. Ancora rimessa per il Praia, carica sempre Chiappetta. E poi viene fermato il gioco, contro fallo per il numero 2 del Praia. Nicoletti, ottima la sua intuizione di testa. Provenzano non è riuscito a mantenere dentro la palla, poi di nuovo Nicoletti, davvero difensore e attaccante. Buono il gioco di questo ragazzo finora. Fallo al centrocampo per la Paolana. Se ne incarica Formosa. Di nuovo Nicoletti. Formosa. E poi forse uno stop. Poi dentro passaggio di Nicoletti, ma c'è il recupero da parte del Praia. Palla che non riesce ad essere mantenuta in campo. Si riparte dalla rimessa laterale della Paolana. Ottimo il cross intanto in dentro della Paolana. E forse qui dubbiosa l'atterramento il numero 9 della Paolana. L'arbitro ha lasciato giocare, proteste dalle tribune. Intanto Basuini in avanti. Ma poi questa finezza di Mandarano, non c'è nessuno a raccoglierla. Lanza in avanti. Partita che intanto è diventata soporifera. Zema, messa veloce da parte della Paolana. Nicoletti controlla, riesce quasi
a sgusciare via e poi si lotta ancora al limite dell'area. Ottimo il gioco di disco. Zema riesce a mantenere la palla dentro, che rimbalza pericolosamente in avanti. Ora Nicoletti non ce la fa a recuperare la palla. Lana che quando supera la tre quarti è davvero pericolosa. E intanto c'è il primo cambio. Attenzione, di questa partita. Il capitano Andrea Forte. Forte esce. Col numero 17. Manca poco alla mezz'ora. Esce il capitano, l'autore del gol. Forse qualche problema per lui dopo lo scontro. Qualche minuto fa ha preferito abbandonare il campo. Vediamo anche Dolorante verso la panchina. Quindi Maldonato, quando siamo alla mezz'ora del primo tempo, quasi mezz'ora, 25 minuti per l'esattezza, 20 minuti alla fine di questo primo tempo, che per il momento vede il Praia in ottima forma, la Paolana che invece arranca. Intanto buona la difesa di Ametrani in avanti, tentato di fuggire Maldonato, c'è stato fermo da parte della squadra di Andreoli. Intanto continua l'US Praia, Petrone messo giù in malo modo da parte di Formosa. Mazzilli avanti verso Rea, possibilità di cross per lui, ci riesce ma è forse troppo sbilenco. Palla sul fondo, lanza che comincia a movimentarsi, la Paolana deve sfruttare di più in momento le azioni a disposizione. Si è vista poca roba da parte di questa squadra, che come ricordiamo è a 12 punti, 4 vittorie su 4 partite. E intanto vediamo Pizzini, ottima la difesa di Chiappetta, Mazzilli, Petrone non riesce ad arrivare sulla palla, ottima l'intuizione di Rea. Centrocampo ora la Paolana che manovra, Mazzilli, ottimo il suo pressing, Rea taglia verso il nuovo entrato, Mandolato, c'è la buona difesa della Paolana. Nicoletti ancora, Rea lascia scivolare via il pallone, Nicoletti Mazzilli. Ora messo giù il numero 4 Ruga. Sulla palla ora Longobucco, ammonito anche Ruga. Ruga del Praia ammonito, sono due finora gli ammoniti, Leta per la Paolana e Ruga invece per il Praia. Basuino intanto
ci fa bene la palla il Dio verso Petrone, scusate. Petrone, indietro verso Ruga, di mandolato. Maldonato che non si intende con Andarano, intanto la Paolana Leone focalizza verso Provenzano, forse una spinta di troppo da parte del numero 6 del Caia Matrano, dietro lascia correre, tanto i tifosi della Paolana pochi ma si fanno sentire qui al Mario Tedesco. Suino, proteste da parte dei giocatori del Praia, forse non ha reclamato questa rimessa, tanto riparte la Paolana da Leone con il controllo di Provenzano, serie di palleggi, Provenzano ancora sulla palla, mette in mezzo, buona la difesa del Praia, viene Formosa sulla fascia destra del campo, l'ottima difesa di Zema del Praia in avanti, c'è ancora la Paolana vicino l'area di rigore del Praia, pericolosamente poi a Metrano mette in angolo, primo angolo della partita. Vediamo gli sviluppi di questo corner. E interviene subito l'arbitro, c'è forse qualche movimento di troppo in area di rigore. Vediamo questo corner, esce Basuino, allontana la palla, c'è Longo Bucco. Nicoletti a prendersi la palla, a Metrano mette fuori Petrone, Petrone ancora insiste, avanti lascia correre Mancuso di Vibo Valentia. Zema carica della rimessa, sguscia via ora la Paolana, Nicoletti, avanti c'è però Ruga, si gira bene, mantiene la palla in campo e poi Petrone messo giù. Temporeggia ora l'US Praia a Metrano, in avanti dritto in aria tra le mani di Lanza, invio a cercare Pizzini, il gioco ora che si sposta invece centrocampo a favore del Praia. Petrone Rea chiama la palla, Petrone, Rea va via, Petrone messo giù e poi Mazzilli. Sommato Pizzini, si parte da una rimessa. Silli il controllo, Maldonato la
lascia scorrere la palla Spadafora verso Lanza. Riparte la Paolana, Coletti non arriva, ottima la difesa di Ruga, pressing al centro campo da Paolana, c'è Mazzilli però forse chiesto troppo a Rea, comunque aveva tentato incursione. Mazzilli, Rea forse cerca la finezza, Leone ci mette la zampa, poi Ametrano invece che fa scivolare il pallone appunto gamba di Nicoletti, maniera astuta, viene il possesso di palla per il Praia. Lisco, Silli, Donato, Paolana che recupera in avanti, poi questo passaggio lungo è però ingenuità forse da parte della difesa del Praia, una spinta qui si poteva fare benissimo a meno, c'erano cioè, due giocatori già al limite dell'area, dove vediamo che cosa sta succedendo, arbitro forse che cerca di stemperare un po' gli animi, un nervosismo inutile. Si ripartirà intanto con una punizione per la Paolana. Posizione favorevole, si può tentare la conclusione, si può tentare un'azione più articolata, vediamo come si comporterà. Lascia il passaggio per Leta, tiro direttamente in porta, non impensierisce Basuino, coglie in avanti Leta, Leone non riesce su Rea e poi il numero 7 messo giù da Leone, non interviene l'arbitro, vede al liscio soltanto Mazzilli, la prima battuta che però per l'arbitro non va bene. Doveva stemperare un po' gli anni, dice qualcosa Mazzilli, Praia che non deve farsi prendere dal nervosismo, risultato finora importante dalla squadra di Mister Perrone. Intanto Lisco, Mazzilli, tentativo sbilenco mettere in area, rimesso dal fondo per la Paolana. Intanto siamo giunti al 37esimo del primo tempo, 1-0 per il Praia per effetto del gol di Andrea Forte all'ottavo minuto. Dico ancora il Praia, cambia tutto verso Rea, poi forse un braccio, ma si continua a giocare. Nicoletti, il cross, c'è Zema, c'è Rea, poi verso Petrone in avanti, Maldonato, ma tentativo inutile. Lanza in avanti, Ruga, Petrone beffa di due giocatori, Maldonato non riesce a controllare bene, poi questo tiro direttamente tra le braccia
del portiere della Paolana. Dice Napoli, ottimo momento da parte del Traia in questo momento. Paolana spenta, siamo quasi al 40° del primo tempo, vediamo questa azione, Pizzini dentro, ma c'è Ametrano, fa difesa sicura, Sobbasuino va a disturbare Nicoletti. Anche Basilino, Crea, riesce a mantenere la palla in campo, ottimo, almeno una serie di rimpalli, ottimo il controllo di Rea, cerca qualche compagno, riesce a liberarsi, ma in affetta non c'è, poco male, palla ancora in possesso del Praia, rimessa, battuta da Chiappetta, fase concitata di gioco, Petrone cerca qualche compagno, Mazzilli, Petrone non riesce, ma è un ottimo momento, è un ottimo momento per l'US Praia. Vediamo il primo corner anche per il Praia, sono due, intanto finora il corner della partita. Vediamo gli sviluppi, Petrone taglia l'area, ma nessuno del Praia pronto a ricevere la palla, Paolana, Mazzilli, questo passaggio sbagliato, poi palla che perde anche la palla e poi Mandarano messo giù. Duro scontro, Nicoletti anche su di lui, attore sfortunato Nicoletti, caduto direttamente su Mandarano, si rialza. Punizione per il Praia, tre giocatori vicino alla sfera, ne incarica Lisco, Lisco direttamente in aria, ma c'è Lanza, il tentativo era quello di cercare Maldonato, Lanza, Rea, poi questo contrasto vinto da Ruga, Rea che perde palla, messo giù in malo modo da Mandarano, giocatore della Paolana, Leta. Ottimo intanto l'incursione della Paolana, difesa del Praia che forse ha dormito un po' su questa incursione, palla che esce fuori dal muro di cinta dello stadio Mario Tedesco, secondo corner per la Paolana, squadre che si aggrumano in area di rigore, qualche spinta di troppo, il cross e poi libera la difesa del Praia, Mazzilli su lungo buco, sguscia via e Mazzilli lo mette giù in maniera impropria, Mancuso
ammonisce subito Mazzilli, il numero 5 del Praia. Mazzilli e Ruga, i due ammoniti dal Praia finora. Palla che rimane ancora pericolosamente nella tre quarti campo del Praia. Si sgomita in aria, poi c'è a Metrano che liscia. Liscia è davvero fortunato il Praia in questa azione. Maldestro tentativo di difesa di Ametrano. Quindi siamo arrivati al 45esimo, siamo già in abbondante zona recupero. Ametrano liscia, stiamo forse regalando una ghiotta occasione alla Paolana. Poco male, vediamo gli sviluppi ora di questo rinvio di Basuino. Apertura di Formosa verso la fascia destra, lì il Praia è più scoperto, la Paolana infatti ha cercato e ha costruito proprio sulla fascia destra le incursioni più pericolose nel primo tempo. Formosa, ottimo nel contrasto di Mazzilli, scappa via Mazzilli, fermato subito da parte di Longobucca, e poi questo contrasto con il numero 7 crea una pezza su Leone. Ancora palla utile per la Paolana, Nicoletti, Formosa tenta il tiro, ottimo il muro del Praia, Mazzilli spazza Petrone, Formosa di nuovo recupera, poi Ruga spazza via, si ritorna nella tre quarti della Paolana, Leone, Formosa, spazi stretti e poi peccato il recupero del difensore della Paolana che ha fermato questa promettendo incursione. Maldonato, vediamo Maldonato, no, parte da Lanza. Paolana che gioca lascia destra, rimessa viene fischiato il fallo in favore della Paolana. Siamo già in zona recupero. Formosa spazza via la difesa del Praia. Maldonato ci crede, ma palla che va in fallo laterale, si attende il fischio finale di questo primo tempo. Milenko rinvio, il numero 6 Spadafora. Rimessa Paolana che riparte e poi sbaglia completamente il passaggio. L'indirizzo di Leone, il numero 4, Longobucco. E poi ottima finezza di Rea che infatti
lascia scivolare il pallone. Numero 3, Leone, si parte dalla raia. Attenzione, 2 minuti di recupero. Ancora 2 minuti di recupero. Interminabile questo primo tempo. Paolani intanto, guardate, non c'è nessuno che va a difendere. Come abbiamo detto, proprio sulla fascia destra che la Paolana cerca di costruire il proprio gioco. Tanto si sta facendo poco per animare la partita. Il Praia intanto preferisce il gioco sicuro in situazione di vantaggio. Mazzilli intanto spazio largo per il Praia. Rea per beffare Leone, infatti fa scivolare la palla sui piedi del numero 3 Leone. Chiappetta in carica della rimessa, non si capisce bene con Petrone. Attende il fischio finale, poi guardate palla che rimpalla in maniera malefica il numero 10 Nicoletti. Chiappetta, Praia che chiuderà in avanti questo primo tempo. Arbitro, avanza, messo in avanti. Ottimo, Rea, Petrone. E poi termina qui il primo tempo, più 45 minuti, quindi che come abbiamo detto terminano in situazione di vantaggio per il Praia Mare. L'US Praia dominando questa partita, forse rendendola più soporifera nella seconda metà del primo tempo, ormai forte del gol del suo capitano Andrea Forte. Primo tempo che ha visto il Praia in vantaggio, il gol è stato del capitano Andrea Forte. È una partita che in questi primi 45 minuti ha visto il Praia sicuramente dominare rispetto invece ad una Paolana più macchinosa. Andrea, a te la parola, tu anche hai potuto vedere dalla panchina, visto che sei uscito dopo appena 16 minuti a causa di un lieve infortunio, prima di tutto come stai e principalmente se la mia tesi è giusta. Niente, ho subito un colpo alla caviglia, spero di esserci già sabato nella trasferta di Lamezia, farò delle cure in settimana e vediamo come va. Come dicevi tu sul fatto del primo tempo, sì, ci aspettavamo una Paolana più forte, invece siamo stati bravi noi a chiudere gli spazi e a ripartire in contropiede. Siamo stati bravi e fortunati a trovare subito il gol e poi abbiamo gestito bene senza alla fine mai soffrire, perché credo che Basuino non abbia fatto grossissimi interventi. Ecco, ma vediamolo proprio insieme questo primo gol dopo appena 8 minuti dall'inizio della partita. Qui ti vediamo in gran forma, hai dribblato 2 giocatori e via. Un bel gol davvero che ha fatto
saltare lo stadio, come si suol dire. Sì, è stato un bel gol. Io è la prima volta che lo rivedo e devo essere sincero, è stato un bel gol. Sono stato bravo a saltare il primo avversario e poi i difensori non potevano toccarmi in aria perché sennò c'era la possibilità di fare calcio di rigore. Sono stato bravo a metterla sul primo palo forte dove il portiere Lanza non ha potuto nulla. Ecco, io volevo chiederti anche a te sul cambio tecnico che c'è stato annunciato proprio qualche ora fa dal patron Gino Spoliti. Gianpaolo Gentile, il nuovo allenatore del Praia, Sandro Perrone, ha disatteso le direttive impartite a inizio stagione dalla dirigenza della società. Queste sono state le motivazioni spiegate da Spoliti. Un commento? Ma io, come voi, l'ho saputo poche ore fa. Volevo ringraziare mister Perrone per come si è comportato in questo mese e mezzo, per il lavoro fatto, per l'abnegazione durante gli allenamenti e durante le partite, e faccio un in bocca al lupo al mister Gentile, che è una persona seria, è un bravo allenatore. Queste sono, magari, sai, dopo aver pareggiato con la prima in classifica, sai, la maggior parte delle volte non capita di esonerare un allenatore. Queste poi sono cose che alla fine fa il presidente, ha deciso di cambiare magari per dare una scossa a noi giocatori, e in questo caso è l'allenatore che paga, quindi lui la vede così. Magari ha detto al mister Perrone che non faceva più parte, così ha dato la scossa a noi giocatori, e già da sabato prossimo dobbiamo andare in un campo difficile come quello di Lamezia, sperando di superare subito questo pareggio venuto in maniera rocambolesca. Bene, allora con questo commento di Andrea Forte noi vi lasciamo al secondo tempo, ci vediamo tra 45 minuti per commentare le azioni salienti della ripresa. Ora 0 per il Praia, ricomincia il secondo tempo, ultimi 45 minuti di questa partita che finora ha visto un Praia brillante ed una Paolana macchinosa. Per il momento non dovrebbero esserci stati ulteriori cambi. Ricordiamo che al 35esimo è entrato Maldonato al posto di Capitan Forte, autore del gol all'ottavo minuto del primo tempo. Vediamo intanto Paolana subito in avanti. Messa battuta da parte di Ginelle e poi Nicoletti che ha tentato la finezza di tacco. Dicevamo un risultato finora meritato per l'US Praia, che ha saputo mantenere bene il gioco e che poi si è rivelato anche pericoloso in più di qualche occasione. Invece la Paolana ha subito un po' il pressing della squadra di mister Perrone. Non dovrebbero esserci stati altri cambi, quindi vi ricordiamo le formazioni. L'US Praia in porta Basuino, numero 2 Chiappetta, Zema, Ruga, Mazzilli, Ametrano, Rea, Lisco, Petrone.
Maldonato e Mandarano. La Paolana invece situazione invariata, Lanza, Molinaro, Leone, Longobuco, Formosa, Spadafora, Cinello, Leta, Provenzano, Nicoletti e Pizzini. Vedete che è cominciata da appena due minuti, ma niente di nuovo. Vediamo intanto in avanti Petrone fermato da arbitro Mancuso di Vibo Valentia. Buona finora anche la sua prova, Mancuso coadiuvato da De Marco e Terenzio, entrambi di Cosenza. Partita tutto sommato che si sta giocando secondo un certo fair play, solo tre gli ammoniti. Sono Mazzilli del Traia, Luga del Traia e poi Leta invece della Paolana. Vediamo Basuino, chiama i suoi, perde un po' di tempo, spazza in avanti, c'è la difesa della Paolana. Cinello, Metrano difende bene la palla, Basuino. Spazza in avanti, ottimo questo tocco di Maldonato di testa, Mandarano, buona il suo pressing e poi sbaglia tutto con questo passaggio. Lanza, partita che si mantiene ancora. Partita che dicevamo si mantiene ancora troppo calma. Paolana non rischia. Nicoletti simula, forse un po' troppo, l'arbitro non ci casca. Passaggio per il numero 2 e poi il tentativo di Cinello, facile per Basuino. Oggi tutte le partite, sia di promozione che di eccellenza, sono state anticipate per l'effetto della presenza del Santo Padre in Calabria. Qui, proprio domenica 9 ottobre, un sabato di calcio, quindi che noi vi proponiamo come sempre, volentieri, che poi approfondiremo all'interno della nostra trasmissione Sport News con tutte le interviste della casa. Intanto un'altra ammonizione, si tratta di Lisco del Praia, il numero 8. Tre ammoniti quindi per il Praia, Lisco, Ruga e Mazzilli. Intanto un'altra sostituzione, questa volta per la Paolana. Attenzione, la Paolana sostituisce il numero 2 Molinaro, Molinaro con il numero 16 Gentile. C'è Molinaro per Gentile, numero 16 che fa il suo ingresso mentre è scoccato l'ottavo minuto della ripresa. Punizione per la Paolana, dentro in aria. Vediamo intanto questa azione, c'è ora
dal numero 16 che aveva proprio tentato il tiro appena entrato Gentile, voleva già lasciare il segno, il tiro Sbilenco, alta di volta sulla traversa, si riparte quindi da Basuino, squadre concentrate davvero in poco spazio al centrocampo, Maldonato, da tesa da parte del numero 8 Leta, posizione per il Praia, se ne incarica Lisco, fuori tanto dalla difesa la Paolana, Lisco ancora il recupero veloce, Gentile appena entrato, il numero 16 della Paolana apre verso numero 11 Nicoletti, e poi Chiappetta mette fuori Mazzilli, ottima la sua prestazione, mi presente, lancia Maldonato, il numero 14, buona la difesa della Paolana, Maldonato che tende il pressing, zona morta, intanto Chiappetta mette fuori, una più sicura rimessa laterale in favore della Paolana, certamente più controllabile nel pressing la squadra tirrenica. Paolana che ricordiamo ha 12 punti, questa potrebbe essere la sua prima sconfitta. È così, quindi la prima sconfitta qui al Mario Tedesco, intanto si temporeggia, intanto c'è un'altra sostituzione, uscito il numero 6 Ametrano ed è entrato il numero 13 Zuccarelli, cambio tattico quindi per il Praia, anche Ametrano per lui un lieve infortunio, quindi ha portato al cambio, buona la sua prestazione quest'oggi, sempre di più centro della difesa dell'US Praia, e intanto partita che ormai, attenzione, il Praia ha sostituito Ametrano davvero con Zuccarelli, rallentata, il Praia infatti cerca di temporeggiare una vittoria che dopo la sconfitta per 3-0 sul campo del Cremissa porterebbe la squadra di Perrone a 10 punti, quindi a soli 2 punti dalla vetta. Guardiamo velocemente infatti la classifica di promozione con Paolana, Reggiano e Damantea a 12 punti che guidano quindi la classifica. Il Praia invece ha 7 punti con Cremissa e Rocca. Intanto vediamo questa punizione da parte di Leta, e c'è Basuino, ottima la sua uscita, buona la sua prestazione, forse a volte anche azzardata. Rea mette giù numero 8 Leta,
fallo fischiato in favore della Paolana. E intanto c'è un altro cambio, sempre per il Praia, per entrare il numero 18. Attenzione, il Praia Mannolo, il Chiappetta, con il numero 18 Mannolo. È uscito il numero 2 Chiappetta. Qui è Chiappetta. Si ingressa in campo Mannolo, quindi cambi finiti per il Praia. Vediamo Petrone messo giù, fallo in favore del Praia. Si incarica Mazzilli, dicevamo cambi finiti per il Praia, è entrato Maldonato al posto di Forte. Numero 13 Zuccarelli che ha sostituito Ametrano, ed invece Mannolo, numero 18 che ha sostituito da poco Chiappetta. Mazzilli in area, Maldonato, ottimo il suo colpo di testa, l'arbitro aveva comunque fischiato. Lanza, la difesa di Ruga, scivola fuori la palla, Gentile si incarica della battuta a cercare il 10 Coletti, ritorna di nuovo la palla a Nicoletti, Gentile che messa da Gentile. Mazzilli sulla palla, Maldonato non riesce ad agganciare, Ruga, intanto prima palla toccata da parte di Mannolo, palla che torna di nuovo alla Paolana, Leta, palla che finisce fuori, carica della battuta, Cinnello, di nuovo la partita, fallo a favore della Paolana, già la battuta, questo passaggio veloce, l'azione ora della Paolana, e poi Gentile che l'ha messo in mezzo ma non riesce, fortuna del Praia, la deviazione a Nicoletti. Già un quarto d'ora, Basuino sbaglia completamente il rinvio, si scusa il numero 11 Pizzini che ha tentato di agganciare la palla, così impossibile. Avanti. Lanza, lancia il gioco. La difesa di Ruga, Rea perde palla, vediamo un po', l'arbitro dice che c'è fallo, proteste da parte dei giocatori del Praia, Mancuso ferma tutto, da due, posizione insidiosa, siamo quasi al 20° del secondo tempo, posizione insidiosa, Leta sulla palla, si
avvicina anche il numero 11, Pizzini, va, ed è stato un tiro insidioso. Palla che ha lambito il palo di Basuino. Intanto si continua a giocare, ritmo ormai lento di questa partita. Ci si aspettava di sicuro qualche emozione in più, e poi invece sembra mai intenzionato a portare a casa il risultato. Collana invece di contro non sta creando un bel gioco. Mazzilli, ottimo il suo pressing, intanto sbaglia completamente il passaggio. Formosa, il recupero è stato poi numero 13 in avanti. Ora Luca mette al sicuro la palla, azione pericolosa quella della Paolano. Cinello, Nicoletti, lui subito Mandarano, e poi palla che vanta forse pericolosamente in aria, non vuole rischiare Mazzilli, e ha tirato via Zema. L'arbitro ferma il gioco. Disco sistema la palla per Basuino, sta giocando davvero un fazzoletto di campo, vedendo l'arbitro che ora fa sistemare la palla numero uno del Praia, indietreggia di parecchio posizione, la prima sistemata la palla, in avanti a cercare Maldonato, invece di arrivarci su di lui, subito di forza Zuccavelli, e poi Mandarano sguscia via il numero 8, Leta fermato di peso, Zuccarelli, rimessa affidata a Cinello, controfallo per l'arbitro Mantica, tutto da ripetere, questo gol in favore del Praia. In campo Zena, Petrone, Zena, ancora per il Praia, si gioca vicino alla linea di rimessa, questa volta in favore della Paolana, la che ritorna in campo, palla che non riesce a terminare a terra, solo adesso vedete un po' di parapiglia ai limiti dell'area del Praia, palla che ritorna nuovamente
a Mannolo e poi ho messo ancora per la Paolana, pressing di Mannolo, ancora la Paolana pericolosa in aria, Ruga tira fuori e poi ottimo il controllo di Petrone, Mazzini, ma qui l'azione, partita che va a rilento, battuta di Lisco, invece per Maldonato, recupera ora Mannolo, lanza Lisco, Mazzilli, Mannolo, la finezza di tacco, perde palla Respray, poi questo passaggio sbagliato, Petrone, questo è un contrasto, un giocatore della Paolana, fallo Paolana, Leta, Leta, Cimello, Gentile, Zema, palla che rimane lì, Zuccarelli, Ruga che manda fuori, Zoto, Mandarano, donna che mi ha pallone. E poi il fallo, Leta, esce il passaggio verso Gentile, intanto palla che termina sul fondo, si riparte da Basuino, quindi abbiamo quasi raggiunto la mezz'ora di questo secondo tempo, partita lenta, Praia si difende, si accontenta dell'1-0 qui in casa, stadio Mario Tedesco gremito come sempre. Quando vediamo questa azione della Paolana, Gentile, alto, una spinta da parte di Ruga su Nicoletti, l'arbitro dice che si può continuare, proteste. Ha detto che si può continuare, ma fuori gioco Nicoletti, Basuino mette fuori Nicoletti, Zema, Petrone, Petrone, il tiro, la presa sicura di Lanza, bello il gesto di Petrone, e intanto ancora proteste, ancora proteste, l'arbitraggio di Mancuso, soprattutto dai giocatori della Paolana, e poi altra ammonizione, altra ammonizione ai danni di Basuino, numero uno del Praia, forse ha perso un po' troppo tempo.
salgono ora a 4 i giocatori del Praia ammoniti, una ammonizione per Pasolino per una perdita di tempo, era già stato redarguito un paio di volte da parte di Mancuso, arbitro che però non sta arbitrando bene, almeno da quello che sentiamo noi, dalla nostra postazione, per i tifosi della Paolana. Rimessa intanto, calcio d'angolo, anzi per la Paolana, diamo gli sviluppi. Abbiamo quasi raggiunto la mezz'ora del secondo tempo, saggio corto, l'inizio di Gentile, abbiamo il traversone, dall'altra parte c'è Spadafora, poi invece è rimessa per il Praia, lo possiamo vedere. La Paolana non riesce a costruire, a fare gioco, poche le azioni davvero degne di nota, anche da parte del Praia, molto più frizzante. Intanto vediamo questo inseguimento disperato di Maldonato, palla che va invece fuori, si riparte velocemente la Paolana. Di nuovo questa volta fascia sinistra, Lanza va a recuperare direttamente la palla, messa tutta la parte di Leone, Maldonato riesce a mantenere bene la palla, pretende forse un po' troppo Mazzilli. E intanto vediamo Nicoletti da solo, è fuori gioco, dice il guardalino, e continuano ancora le proteste dagli spalti da parte dei tifosi della Paolana. Lascia mantenere intanto in campo la palla Leone, invece Guardalino la pensa diversamente. Rea sta giù dentro per Mandarano che va verso Petrone, chiamato il fuorigioco. Nicoletti messo giù, fallo, partita che si è rallentata, 10 minuti al termine, Paolana che non sta facendo nulla per avvenire, gesto di stizza, la Paolana messo giù, fallo. Leta sulla palla, dentro, fa velo, giocatore, si tratta di il numero 5, Formosa, nulla di davvero pericoloso, intanto ancora protesta, per questa fallo chiamato da parte di Mancuso in favore della Paolana, ancora proteste questa volta dal lato dei tifosi del Praia, numerosissimo, non si aspettava qui per questa partita casalinga, davanti Leta,
Esce bene Petrone. Mannolo. Non c'è nessuno al centrocampo. Vediamo Gentile. L'inseguimento di una palla impossibile da recuperare, lascia scivolare fuori Basuino. E intanto vediamo un po' un'altra sostituzione. È uscito il numero 10, Nicoletti, per il numero 18, Mandarini. Uscita di scena per Nicoletti, quello che di sicuro si è mosso di più quando riguarda la Paolana. Davvero bella la sua partita, non mai fermarsi in difesa e in attacco. Per lui è mancato il gol, ma buona prestazione. 1-0 intanto, ricordiamo, meno di 10 minuti alla fine dell'incontro. Sulla palla Leta, fate questa punizione. Da lungo traversone in aria e poi invece spazza via Musco. Zero. Tema che non si è capito con Basuino, forse si poteva evitare questo corner. Adesso alla fine diamo gli sviluppi. Momento particolare della partita, troppo lungo il traversone, c'è addirittura Maldonato, si mette la rimessa battuta adesso dalla Paolana. Poi vediamo questo passaggio indietro, Zema, Mandarini che lascia il numero 7, Cinnello, c'è Ruga fuori, c'è Calleta, c'è fuori poi Zuccarelli, Maldonato, la palla Zuccarelli, Maldonato al centrocampo, Petrone, Mazzilli non riesce ad agganciare, attenzione alla Paolana. Dall'altra parte invece Gentile, Gentile la soluzione, Mazzilli, un muro davvero. E poi vediamo che Mazzilli si è buttato giù. Si è fatto male Mazzilli in questo recupero. Cinnello rimessa ancora per la Paolana e poi fair play viene ridata la palla di nuovo al Praia, si è rimessa Mandavano che lascia, rimessa Petrone, ultimo tentato recupero di Maldonato, Cimmello, ennesima rimessa per la Paolana, palla che termina di nuovo fuori
porta la rimessa per la Paolana, Maldonato riesce a recuperare. Zuccarelli. Persone in aria. Zuccarelli. Mannarano perde la palla. Numero 11 del Praia. Attenzione adesso al contropiede della Paolana, scattano in avanti quattro giocatori e poi Rea ha fermato. Deve trattarsi del numero 16. Brutto infortunio per lui. Si riparte. Rimane comunque ancora dolorante, zoppica vistosamente. Il tempo in campo si continua a giocare. Partita che ormai è diventata polemica. Poche reazioni degne di note. Intanto rientra in campo Gentile, numero 16 della Paolana. Longobucco, apertura sulla fascia sinistra della Paolana, c'è davanti a lui Lisco, fuori. Rimessa ancora per la Paolana, partita giocata davvero sulle fasce laterali, un numero impressionante di rimesse, soprattutto quelle battute da parte della Paolana, una partita che come abbiamo più volte ricordato non ha regalato grandi emozioni. Lo scontro al vertice, intanto seguiamo questa azione della Paolana, Basuino che esce a vuoto e poi salva tutto Ruga. Vero insidioso questo tiro e poi anche sul calcio d'angolo. Il Praia intanto ha ancora spazio in avanti, Mandarano, partita che sta giungendo ormai al termine. Davvero, poi guardate che strana traiettoria, c'è preso il pallone, balzo, e poi c'è Mazzilli, Paolana pericolosamente in avanti, chiamano il fuorigioco, i giocatori del Praia. Fase più concitata di questa partita, ormai siamo agli sgoccioli. La partita che, come abbiamo detto, non ci ha regalato troppe emozioni. Il
Mazzilli. Andre. Lea. Parte di nuovo per la Paolana. Disperato tentativo di agguantare il pareggio. Ma sinceramente la squadra di Andreoli è stata fin troppo soporifera. Tenta adesso il grande assalto. Mazzilli che va a disturbare. Leta che si lamenta. Praia che si chiude nella sua area. Leta, palla che gira vorticosamente nell'aria. Davino riesce e spazza via Petrone. Mandarino. Chiede ancora la distanza, Leta. Leta sulla palla, l'arbitro che fischia. In aria fuori, Mazzilli. Ultime fasi di gioco. Petrone che va a disturbare. Cinnello, Cuccarelli, recupero di forza. Fallo questa volta è in favore del Praia sulla palla. Disco in avanti, Petrone ci crede. Riesce però a mantenere la palla in campo. Si chiede la fine dell'incontro dagli spalti. Lanza, 45esimo ormai superato. Zema svirgola, Zuccarelli, ottimo il prolungamento di testa ribattuto da parte della Paolana. Ancora Zuccarelli, fa sconcitate Mannolo, poi buona guardia, se sbaglio parte di spada fuori. In avanti ancora la palla, la rimessa del Praia, 5 minuti di recupero. Mandolato, messo giù, chiamati ben 5 minuti di recupero. Proteste. E poi questo tiro. E stava prendendo tutti di sorpresa. Scusate, facciamo una correzione, sono 4 i minuti di recupero, non 5. Cuccarelli, avanti Petrone, lanza, la Paolana che deve cercare di giocarsi il tutto per tutto. Mandarini, Mandolato, Maldonato che va a rigiocare di nuovo la palla, Ruga, in aggiù un giocatore della Paolana, si rialza velocemente, continua ancora, azione della Paolana che con il numero 6 spada fuori.
Leta. Ricursione, verticalizzazione sicura tra le mani di Vasuino, che controlla, va a disturbare Gentile, temporeggia troppo Vasuino e spazza fuori. Si perde tempo intanto Azzilli, che è finito giù, crampi per lui, partita che purtroppo ha rallentato il suo ritmo nel secondo tempo, si aspettava qualcosa di più. Si rialza intanto Mazzilli, la Paolana anche sembra aver gettato la spugna, aver accompagnato fuori il numero 5 del Praia. Rimessa intanto per il Praia, Maldonato. Zuccarelli. Maldonato fuori in gioco, Lanza va a battere direttamente manda in avanti la sua squadra, ultimo assalto per la Paolana, palla che va forse troppo in avanti e poi guardate signori, rigore. Rigore, un fallo da parte di Zema. Fallo di Zema. È davvero la beffa della partita. Zona, recupero, è assegnato questo rigore che francamente ci sono ancora proteste, tanto si sistema la palla sul dischetto, scarica parte subito il numero 11. Il gol vai dell'1-1, partita che ormai sembra conclusa qui. Praia certamente amareggiato, termina qui la partita. Continuano ancora le proteste con l'arbitro Mancuso, che proprio sul finale vibrate proprio le proteste. Un pareggio che non ci voleva assolutamente per il Praia, che sicuramente ha dominato
90 minuti. Un rigore, quello battuto alla fine da Provenzano. Dubbioso. La partita finisce qui sull'1-1 all'ottavo minuto del primo tempo. Il gol di Andrea Forte, quindi invece al 47esimo è stato Provenzano che rigore ha pareggiato. Noi vi lasciamo e soprattutto vi ringraziamo per la cortese attenzione. Con voi per la telecronaca Martino Ciano, alle riprese invece Vittorio Scuotto e Stefano De Rosa. Grazie ancora e arrivederci. E ben ritrovati, quindi partita terminata sull'1-1, un rigore che ha fatto molto discutere, vediamolo insieme nel replay. Ecco qui questo, questa persona a tagliare il campo e poi viene messo giù Nicoletti, il numero 10 della Paolana, e poi la realizzazione di Provenzano che non lascia scampo a Basuino. Allora Andrea, tagliamo subito la testa al toro, per te c'era o non c'era questo rigore? Ma il rigore credo che c'era, il fatto che lascia un po' pensare, forse i 5 minuti di recupero sembrano eccessivi e l'arbitraggio nel secondo tempo a favore quasi tutto della Paolana, fischiava quasi a senso unico dei falli che secondo me, è addetta anche di molte persone, non c'erano. Il rigore nell'azione in sé per sé credo che sia netto. Quindi che cos'è principalmente che non è piaciuto di Mancuso, e soprattutto c'è stata anche qualche lamentela per quanto riguarda gli assistenti, soprattutto qualche fuorigioco inesistente anche ai danni del Praia? L'arbitro Mancuso come abbia gestito secondo me la gara, abbiamo avuto credo 6 o 7 ammoniti, una partita tranquilla, 6 o 7 ammoniti fa pensare a una battaglia. Invece la Paolana credo abbia avuto 1 o 2 ammoniti, e noi 3 sostituzioni, 2 siamo usciti per infortunio. Quindi lascia pensare, credo che alla fine magari l'arbitro Mancuso sia capitato una giornata negativa e niente. Poi ripeto, 6 minuti di recupero, 5-6 minuti di recupero mi sembrano davvero tanti. Ecco, però abbiamo anche notato nel secondo tempo che forse il Praia ha un po' abbandonato anche il gioco, ha giocato in maniera troppo macchinosa, magari sulla difensiva, eppure forse era una ghiotta occasione quella di portare 3 punti a casa, sei d'accordo? Ma noi secondo tempo avevamo pensato di chiudere gli spazi e poi di ripartire in contropiede. Ci siamo riusciti benissimo perché comunque affrontavamo la Paolana, che è una grossa squadra, infatti merita la posizione che ha. Cioè, ripeto, come ho detto prima, Basuino alla fine non credo che abbia fatto grossissime parate. Poi fino al 95esimo ci eravamo riusciti bene, non facendoli mai arrivare pericolosamente nell'area di rigore. Secondo me abbiamo sbagliato qualche errore di posizione lì nell'ultima azione, dove magari i 2 centrali erano vicini. Infatti, come si vede bene dalle immagini, mi sembra Ruga abbia saltato a vuoto e ha permesso a Nicoletti di volarsi verso Basuino. Però credo che la prestazione alla fine della squadra sia stata una buona prestazione, dobbiamo ripartire da questo. Ecco, il prossimo turno adesso per il Praia sarà contro la Promosport,
forse un po' azzardato fare pronostici, però che cosa vi aspettate da questa partita? Ma noi ci aspettiamo quello che alla fine abbiamo fatto fino adesso, di andare a giocare lì e di portare a casa più punti possibili. Credo che dall'inizio del campionato abbiamo fatto sempre delle ottime prestazioni e magari non abbiamo qualche punto in più solo per un po' di sfortuna. Tolta la partita di Ciro, dove abbiamo perso giustamente per 3-0, credo che poi alla fine abbiamo fatto delle buone partite e non abbiamo mai demeritato contro squadre che alla fine magari sono meglio attrezzate di noi. Bene, noi ti ringraziamo Andrea, chiudiamo qui il nostro consueto spazio con Sport News, ringraziamo anche Vittorio Scuotto che ci ha assistito in studio alle telecamere, Domenico Imbelloni in regia, da parte di Martino Ciano e la redazione giornalistica, una buona continuazione con i nostri programmi e rimanete sempre con noi. Thank you.